Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa mattina andremo a pescare in un nuovo lago. Andremo infatti alla scoperta del lago Le Tre Valli, che si trova a Cunardo, in provincia di Varese, un luogo incantevole in mezzo alle montagne. Ma in più ci sarà una sorpresa, infatti oggi andremo a testare una canna veramente speciale. Si tratta di una Rodeo Craft Meister, che è una delle canne di più alta qualità prodotte in Giappone. Quindi non vediamo l'ora di arrivare, di provare la canna e di passare una bella giornata insieme a tanti amici. Grandi ragazzi, ci hanno raggiunti anche il mitico Capitan Gui e Francesco. Buongiorno. Buongiorno. E oggi andiamo a pescare insieme. Sei pronto, capitano? Prontissimi. Trote a volontà. A volontà. Siamo in viaggio. Andrei, ti consiglierei che adesso passiamo un laghettino di fare un lancio dal finestrino, sì, con sì, la canna, magari al volo riusciamo a afferrare una trutella. Adesso peschiamo a traina, buttiamo le canne fuori dai finestrini e vediamo se rampiamo qualcosa. Stiamo attraversando la Valganna, posto veramente stupendo, e tra poco arriveremo al lago. Eccoci arrivati in riva al lago, il posto è veramente carino. Fa un po' freddino. Fa un po' freddino, siamo sotto il meno 2 circa. Anche un po' e vediamo di scaldarci con qualche trota. Ciao. Ciao. Stavo osservando questo ragazzo che pesca a mosca. Sinceramente sarà la mia prossima pesca, dobbiamo imparare anche quella. Guardino, slamala lì, slamala, bravo, grande, bravissimo Franci. Due grammi e mezzo. Ma è grosso questo? Sì. Guarda, ah, che bella! Picchia, guarda, 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 è un tonno! Dai, non fa partire la funzione, bravo! Bravissimo! Oggi sto pescando con uno 02 e 014, sì, terminale. Con una favorita arena. No, no, non è la limite. Non è la limite. No, no. Ah, quelli sì, quelli funzionano. Eccola qui! Ed è arrivato il tonno. Amelio! E qui siamo sui 5 kg di pesce. 5 kg di tutto. Bravo, così è cosa migliore. Perfetto, okay, bellissimo. Che ancora. Grandissimo. Big numero 1. Grande Gui. Thank you.
approfittiamo un secondo di una pausa per mostrare come Pitangui esegue un nodo tra la treccia e il nylon per il terminale. Allora, si prendono i due fili. Due fili messi vicini. Sì, fa un nodo. Fatto un nodo. Semplice nodo. Poi si prendono questi due. Si fa questo giro qui. E otteniamo questo. Quindi le incrociate praticamente. Incrociate. Poi si inizia a incrociare i due fili. 10-12 volte. Poi si prende il nodo, si fa passare dentro. Ok. E si tira. E si tira. Va bene, adesso ho fatto troppa eccedenza, però si può fare anche con meno eccedenza. Anche perché il varivas costa, giusto? Stiamo buttando via 30 centesimi. Di treccia di varivas. Ciao ragazzi, siamo qua con Stefano che, come vi dicevo, ci mostra una delle canne top della produzione giapponese. Si tratta della Rodeo Craft. Sì. Che modello è? La 999 Meister TZ con le lite intarsite. Praticamente è il manico, è uno dei modelli, quelli top, quelli intarsite. È una canna ottima che può andare sia bene che a spoon, che anche a crank. È molto parabolica, azione una UL e grammi non c'è scritto, le radio hanno solo l'azione. Ha solo l'azione, sì. Questa è una caratteristica di questa tipologia. Comunque di... va bene sia anche con micro spoon, con filo adeguato, con magari un nylon fine 0,8 fino anche a 3 grammi li lanci bene. Allora Ste, raccontaci velocemente alcuni di questi spoon come sono. E allora sono quasi tutti Dona dell'Antem. E sono varie grammature, parte da 2,5, 2, poi 1,5, 1 grammo, poi questi qua sono quelli più doppi che uso, tipo questo qua da partenza. Il Dona è veramente... Poi questi qua sono una marca giapponese che qua non vende nessuno, questi sono tutti Norris. Un Zucorotto, un po' di Rune. E come crank? Crank, c'è dentro... Allora, Norris, tutti Rice, poi Mocha, F2SS, poi ho un qualche Spish, due Spish, i Timon, un qualche Barbie, i Pellet, questi qua sono gli HHMKL, in jerk. Sì, che sono due misure, tutti floating, poi ho un Viking, un Kuga, un Kai e Amkra, e un Pupa Blu che sono lì di bellezza. Spettacolo. Quelle italiane? Aveva la 64L, la 64L. Come la sa? Bene, reagisce bene. No, piccolina. Ho inaugurato la Rodeo. Dai, dai, Gui, il turno è lungo, io non potrei ancora slamarlo. Prova, prova. Com'è, sensibile? Sì. Slamato, sì. Stiamo vedendo che la Rodeo Craft Meister 60UL sta rendendo proprio bene, una canna veramente spettacolare. We'll be right back.
Grandi ragazzi, chiudiamo questo video con qualche altra immagine della spettacolare Rodeo Craft. Si tratta di canne che si trovano difficilmente in Italia, solo in alcuni negozi specializzati si possono testare questi modelli, ad esempio il negozio Gone Fishing di Milano. E facciamo qualche altra ripresa ravvicinata. La custodia in pelle semi rigida con la scritta Rodeo Craft. Le canne della Rodeo Craft rappresentano l'eccellenza della produzione giapponese per canne da pesca a trotaria. Montano le migliori componentistica disponibile, sono inoltre controllate e testate individualmente da un maestro che ne segue tutto il processo di produzione, testandola e verificando che non sia presente nessun difetto. Siamo quindi al top dei top per quanto riguarda la trotaria. Questo modello in particolare è perfetto per la pesca con l'utilizzo del nylon, che consente con la sua elasticità, grazie all'azione di questa canna, di allamare più facilmente la trota. A questo punto vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!